Dovrei essere in live. Ciao a tutti ragazzi da Kim Farmerotto e benvenuti sul mio canale Twitch. Siamo qua su EA Sport 24. Allora, questo qua bisogna... Allora, questa qua la metto qua. Anzi, tolgo e metto la Morgan. Perché non si vede la live qua? Ma sono in live o no? Ma sì che sono in live. Però è questo che non mi quadra. È qua che non... Non capisco perché non si veda la live. Ah, ok. Ok, mi dovreste sentire, spero che funzioni la live. Spero che funziona. Ok, allora, possiamo iniziare. Allora, premetto che io non sono un pro player. Gioco perché mi piace il calcio e mi piace Ultimate Team. Ovviamente, come potete vedere, sono tifoso dell'Inter, c'è lo stemma dell'Inter, la divisa.
E proviamo a giocare a questo gioco qua. Gioco da Xbox One, come da titolo. Comunque, Gara se che si disputa avete sotto un dei bel sole, un consigli da modello darmi, medio-medio, terreno in perfette sia condizioni, ci sono tutti i come presupposti per una moduli, grande sia come sfida. Un saluto giocatori, da Piero Cifarco e siete i Daniele Dani. benvenuti, Si è detto e scritto molto alla vigilia di questa sfida. ovviamente vi Allora è il ricordo momento di sempre di passare ai iscriversi al palchi. Si canale, affrontano Fly di Boys e Dinamo. seguirmi. La senti, Pierre? Questa è l'adrenalina che si percepisce nell'aria. Io Nulla gioco con sostituisce il questa pad sensazione prima del classico. calcio d'inizio. Di sicuro ne vedremo delle belle oggi. Fly Boys che partono con questi 11. Dinamo che si affida a questi 11. Arriva il fischio, calcio di punizione. Palla a Lineker. Non so se. Occhio all'azione della Dinamo. Può andare in porta. Ha sfoderato una parata super qui per Hanno saltare la sua porta. In queste incrementato occasioni il di solito calcio si tramutano in femminile. gol, Pier. Stavolta però il portiere ha avuto la meglio. Che ben venga. Io le due giocatrici che. Palla che resta lì dopo la respinta del portiere. Ecco Palla qua. dentro dopo la prima risposta del portiere. Non ha Le due sprecato giocatrici l'occasione. che mi piacciono tanto è la Morgan e Mallar. Questa chi ha la palla? Robertson, Kerr, il pubblico spinge Kerr a calciare, potrebbe essere il gol del pareggio. Casillas da pochi passi. Poi Iker Casillas, leggenda. Ovviamente i calci d'angoli non Palla verso il so. centro dell'area, non corre rischi, sceglie i pugni. Porta palla, ottimo intervento in area. Era fallo, ma c'è il vantaggio. Avanza a caccia del varco giusto. Sam Kerr, grande intervento del portiere. Ovviamente, come tutti gli anni, FIFA ha i giocatori buggati, i portieri che sono buggati. La calcia in profondità. Robertson intercetta un pallone molto pericoloso. C'è il contrasto, può provare. La dà indietro. Tentativo ribattuto. Poi alcune volte riesco a segnare, alcune volte no. Spazzano via il pallone. Difesa bassa, qui è chiara l'intenzione di far Kerr la respinta di Casillas, palla ancora lì. Pericolo scampato. Lineker. Servito Poi Kane. ovviamente io non Mattia conosco le Solé. mosse, non so usare i Controlla il tasti. pallone Blanc. Palla intercettata, brutto errore della Dinamo. Io gioco a modo mio. Può essere Sam giusto Kerr. come può essere sbagliato. Fuorigioco che non sfugge all'assistente. La Mallard. Mattia Sulé. Dopo, per l'amor di Dio, anche Buono le. il Ho pallone visto alcune filtrante. partite. Ottima lettura, recuperano il pallone. Ho visto alcune partite del campionato Matteo femminile Molinari. America, quelle Robertson. spagnole, così. Servita Malar. È fuori gioco, si ripartirà col calcio di punizione. Giocano anche loro, eh?
Non è che fanno finta, Odegaard porta via il pallone. Rompe la marcatura. Aveva superato bene il primo avversario. Pronto il raddoppio di marcatura per il recupero palla. Hanno spazio per andare in contropiede. Apre su Politano. Libera il tiro. Il gol. Brava Malla! Psicologicamente la partita. Questa mi piace un casino. Sia lei che la Morgan. Hanno scelto il momento migliore per trovare il gol del pari, perché mancano davvero pochi istanti all'intervallo e potrebbe essere davvero un importante. Però non la inserisco la Morgan perché ho dei giocatori che hanno dei contratti per i pacchetti che ho trovato. Hanno pareggiato, dunque. Allora volevo finire prima. Un minuto di extra time. Può bastare, dice l'arbitro, si chiude il primo tempo. Una volta che sono finiti tutti questi giocatori qua con i contratti, allora creo una squadra. Squadra di nuovo in campo per il secondo Poi tempo. Poi vedete che ho lo schema dell'Inter. Di parità, gara apertissima. Attaccano esternamente i Flyboys. Ecco il tiro. Tiro murato, palla ancora buona. Intervento fondamentale, ha evitato che il pallone entrasse. Kane. Riceve Xabi Alonso. Odegaard. Si è messa bene sulla linea di passaggio qui. Possono prendere in contropiede la difesa. Ha il pallone per il vantaggio. Il portiere si oppone bene a questo tiro. Regala il pallone a Alexander Arnold. Oh, fallo, amico. Un calcio di punizione per questo intervento. Taglia dentro al campo. E il pubblico ovviamente rumoreggia per un'occasione importante, sciupata. Regala il pallone Robertson. Il recupero di Bonpastor. Harry Kane. Apre su Politano. André. E c'è la conclusione. È andato a passo dall'ennesima gioia personale in questa sfida, ma il portiere le ha detto di no. È scatenato oggi. Cerca la porta. Togli È scatenata, dice Daniele Adani. La mette in mezzo. Portiere attento su questo calcio d'angolo. Va su il pallone nonostante la carica. Xabi Alonso entra in modo perfetto. Kerr. Attenzione, hanno la possibilità del contropiede. Palla riconquistata dalla squadra avversaria. Occhio all'avanzata dei Flyboys. Casillas, attenzione, non è finita. Spazzano via il pallone. Risultato che resta in parità, ma incredibile come il portiere sia riuscito ad arrivare sulla conclusione di prima, sembrava battuto. Chance su calcio d'angolo da sfruttare per passare in vantaggio. Proviamo a fare così. La reazione dei tifosi è tutto un programma. Mette la palla al centro, interviene bene sul cross. Lascia partire il tiro. Si risente il portiere e salva questa conclusione. Intervento non particolarmente impegnativo, ha avuto tutto il tempo per prepararla a questa parata. Batte lungo, esce nel traffico il portiere e la blocca.
Kane. Ah, il contropiede. Ecco l'efficace di Córdoba. 600 secondi da giocare ancora. Bella. Situazione di perfetta parità quando manca poco al termine. Mannaggia. Dai, che c'è il gol. Sam Kerr, decisivo l'intervento del portiere che salva forte il risultato. Visto quanto manca ancora da giocare, se avessero preso gol, probabilmente la partita sarebbe finita qui, Pierre. Occhio a Córdoba. Allontana il difensore su questo tiro. Oggi spesso si è sostituito al portiere fermando questi tiri. Recuperano il pallone in una zona interessante. No, questo sbaglio clamoroso. Ecco Blanc. Si giocherà ancora per due minuti. Blanc. Riceve Xabi Alonso. Ci provano ancora, non è finita, vogliono vincere. Finisce qui, risultato in perfetta parità dopo 90 minuti. E adesso, tempi supplementari. Che non mi piacciono. Primo tempo supplementare che ha avuto inizio. Molta curiosità per capire chi aveva più benzina da spendere. A regola ce l'ho io la benzina, però... Non buttano via il pallone, preferiscono aspettare il momento giusto. Non riescono a sfondare, palla persa. Oh, rigore, calcio di rigore. È arrivata anche la punizione dopo la concessione del calcio di rigore. Io non sono capace di... È il rigore del possibile vantaggio. Non sono capace di giocare il rigore. Pessimo questo. Ma la mia sensazione è che sia scivolato il momento di calciare. Non riesco a spiegarmi altrimenti questo errore. C'è il pressing, attenzione qui. Catoto. Servito a Cugna. C'è il tocco per Xabi Alonso. Porca troia. Ha sfoderato una parata super qui per salvare la sua porta. Queste occasioni di solito si tramutano in gol, Pier. Stavolta però il portiere ha avuto la meglio. Occhio a questo errore. Punta la porta. Mattia Sule. Cinola. Efficace l'intervento del portiere. Grande intervento del portiere. Altra possibilità d'angolo. Palla verso il centro dell'area. Palla respinta, ancora in gioco, pericolo. Recupera senza difficoltà qui il portiere, che poco fa invece si è superato per evitare il gol. Ma io, Pier, sto ancora ripensando a quella parata. Ha tolto letteralmente la palla dalla porta. Oh! Termina il primo tempo supplementare, risultato che rimane in parità. Il pubblico spinge. Comincia il secondo tempo supplementare. Salah. Palla messa fuori dalla zona pericolosa. La gira su Iago Aspas. Parte il tiro. Si distende il portiere ed evita qua. Non era una parata particolarmente impegnativa e va detto. Il tecnico sceglie il cambio. La mette in area. Angolo troppo sul portiere questo. Troppo sul portiere.
si riversano in davanti a caccia del gol partita, manca poco al termine. Attacco che sfuma, merito io caro difensivo. Che sbaglio. No. Attenzione, perde un pallone pericoloso. Porca zozza maledetta. Siamo negli ultimi 120 secondi dei supplementari. Ci sono metri per andare. E il pallone se ne va via. E la Madonna Santissima Madre di Dio. Siamo arrivati al verdetto più emozionante. Avanza. Sta per calciare il primo rigore della serie. Palla in rete. Ha rischiato la conclusione centrale, gli è andata bene. Ha tirato dritto. Palla lì! La del portiere. Pessimo questo rigore. Il bersaglio è stato mancato di parecchio. E c'è il gol. È tutto pronto dagli 11 metri. La mette dentro. Ha alzato la parabola, l'ha messa nel 7. Questi rigori non si prendono. Questo è fuori. Conclusione centrale, spiazza il portiere. Ha rischiato, se fosse rimasto fermo l'avrebbe sicuramente parata. E c'è il gol. Madonna che gol. Guarda negli occhi il portiere. Ha sprecato tutto con questo rigore. Sai che l'ha colpita davvero male. Con questo calcio di rigore può regalare la vittoria alla sua squadra. E lo mette. Aveva una grande responsabilità addosso, ma non ha tremato. Ah, vabbè. Apre su Polita. Poi volevo chiedere se sapete come si fa per collegare l'account di EA Sport per Twitch.
Proviamo a mettere la Morgan. Giornata di sport in uno stadio al limite del tutto esaurito, con un grande entusiasmo sulle tribune e con uno spettacolo da brividi da parte dei tifosi. Pierluigi Pardo e Lele Dani pronti a raccontarvi lo spettacolo targato EA Sports, sfida che ha suscitato enorme interesse alla vigilia. Match tra International e Flyboys. Il calcio su questi canali è sempre sinonimo. Grande occasione. Politano fa il suo dovere qui il portiere. Al corner, il calcio d'angolo comodamente controllato dal portiere. Claudia Pina, International che manda in campo questa formazione. Alisson in porta, in difesa gioca Franco Baresi con Van Dijk, in attacco gioca Kelly Smith accanto a Winroo. Lo stesso palla prolungato. Errore clamoroso perché da lì doveva prendere almeno la porta. Ecco la formazione di partenza dei Flyboys. Occhio a Leo Messi, ovviamente, uomo copertina di questa sfida. È in grado di seminare lo scompiglio nella difesa avversaria, ma perché è abilissimo con la palla. Se prende fiducia può risolvere la partita da solo. Intercetta il lancio e riconquista il pallone. Occhio all'accelerazione, pericolo sventato, molto buono qui il lavoro difensivo. Samantha Kerr, avanza indisturbata Kerr. Scivolata sul pallone, tempismo perfetto anche se arrischiato. Capisce tutto e ferma l'azione. Ma là. Viene avanti palla al piede. Attenzione a una possibile opportunità per il vantaggio. Chiamato in causa bene qui il portiere. Solleva la testa, c'è il cross in area. Occhio. Nulla di eccezionale in questa trama. Controlla Rooney. Cattiva gestione della palla. De Bruyne. Palla per Politano.
Ma è il fallo, no? Claudia Pina. Controlla Rooney. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Rooney. La gioca su Smith. Si oppone con sicurezza qui il portiere. Punteggio che non si sblocca. Il dato sui tiri in porta fotografa alla perfezione l'andamento del match. Entrambe le squadre hanno creato davvero poco finora. Serve una scossa o rischiamo di addormentarci, Pier. Sam Kerr. Apre profondo per il compagno. C'è il fischio del fuori direttore di gara. È offside. Controlla Rooney. Ottima la posizione del portiere. Potrebbero portarsi in vantaggio se sfrutteranno questo tiro dalla bandierina. I tifosi avvertono l'importanza del momento e provano a trascinare la squadra verso il gol. Ma porca. Difesa molto attenta. Il riflesso del portiere che dice di no all'avversario da pochi passi. Solo applausi per questo intervento. Occhio qui al contropiede, la difesa è messa male. Arriva il fischio dell'arbitro che decreta la fine del primo tempo. L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara. Ma che cazzo stai facendo? Pallone che esce, ci sarà la touche. Destiny Udoji. Claudia Pina. Tackle vincente. Primo tempo decisamente inferiore alle altissime attese per Leo Messi. Deve ritrovare lo spirito dei giorni migliori se vuole dimostrare di poter fare meglio di così. Occhio alla progressione. Sicuro qui l'intervento del portiere. Bronze. Riceve Koundé. Malar. Si spingono gli avanti Flyboys. Suggerimento interessante. E allora. Zero. Eccola. E allora. Hanno verticalizzato la perfezione in occasione del gol, tagliando in due la difesa con questo lancio filtrante. Non ha tremato di fronte al portiere, ha caricato la botta e l'ha messa in rete. Niente da fare per l'estremo difensore. Browns. Sam Kerr. La ridà indietro a Kerr. Occasione per Kerr. Alisson dice di no. Ha un'occhiata in aria, la mette in mezzo. Riceve palla, va impressato. Bello! Gol, un capolavoro questo! Questo è un gran gol. Immagini che ci permettono di apprezzare meglio l'azione del gol. Corner battuto corto, seguito dal cross in mezzo. Gli hanno concesso davvero troppo spazio per stoppare la palla e battere il portiere. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Ottima lettura su una situazione complicata. Entra sul pallone e concede la rimessa laterale. Frank Rijkaard. Tackle efficace.
Kerr. Si allunga il portiere senza grandi problemi. Non era così pericoloso il tiro. Sicuro Pierre, ha visto partire la palla e ci è arrivato bene. Occhio al tiro della bandierina. Rijkaard allontana. Azione da seguire. Può metterla da lì. No. Una parata incredibile. Nessun problema qui. Legge bene la situazione di conquista palla. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Errore e pallone riconsegnato. Può liberarsi del pallone. Bravo, salta il difensore. Non può sbagliare da lì. Che parata di Alisson, da vicinissimo. C'è aria di cambio. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Sventa il pericolo. Può trovare il gol. Ma che gol ha fatto? Bella, mala. Non si è pensato due volte, ha fulminato alla grande il portiere. Il tecnico sarà andato su tutte le furie per questo gol ed è difficile non essere d'accordo con lui, Pier. Lo vedi dal replay, no? Troppa leggerezza da parte della difesa in fase di disimpegno. Errori del genere li paghi a questi livelli. Destiny Udogi. Palla vagante. Devo schiacciare di più Messi. Il filtrante. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Nuova palla da gestire per l'International. Ballard. Può avvicinarsi alla porta. Si giocherà ancora per 2 minuti. Si supera qui il portiere. Iago Aspas. C'è campo per lui. E c'è la rete che allarga ulteriormente, porta più 4. Un gol che unisce tecnica, potenza, fisico. Ha fatto parecchi metri palla al piede prima di presentarsi davanti al portiere e batterlo. Replay. Non c'è più tempo. Finisce qui la gara con successo della squadra ospite. Risultato che non fa una piega, Pier. Se c'era una squadra che meritava di vincere oggi erano loro. Hanno avuto il pallino del gioco in mano per larghi tratti del match. Hanno concesso davvero il minimo sindacale. Alla Franco Baresi. Attenzione a una possibile opportunità per il vantaggio. Thank you.
Allora, dobbiamo segnare un gol entro il tempo. Sfugge qui al difensore. È sola Kerr. 1-0. Cambia subito il match. Gara che ricomincia. Allora, segna un gol partendo da un'azione solitaria entro il tempo indicato. Segna un gol. Una parola come ho fatto prima. Si libera bene della marcatura, c'è la prateria per andare. Portiere che si oppone alla grande a questa conclusione. Voce miracoli, era più facile prendere gol qui che salvarsi, eh? La calcia in profondità, spazza via questa palla. Il tentativo di pressing qui, hanno perso questo pallone. Può colpire da lì. 1-0, c'è il gol del vantaggio. Un difensore, non so te. Ed ecco dunque. Alla meglio nell'uno contro uno. Occhio al contropiede. È arrivato subito il gol dell'1-0. Si dovrà giocare. Vediamo che dopo che premi ci dà.
Ha spazio per andare. 1-0, ha battuto il portiere. Cara che si apre dunque col botto. Cara che riprende. Non abbiamo guadagnato niente. Premi. Ah, trasferimenti. 4. Vediamo se riusciamo a comprare, perché qua non mi... Se riusciamo a comprare un portiere mercato. Allora, Courtois. Vogliamo mettere 20. Niente, dai. Vabbè, dai ragazzi, per questa live è tutto, noi ci vediamo nella prossima live. Ciao a tutti ragazzi.